la nostra portavoce alla Camera dei Deputati, Carla Ruocco. Grazie. Dopo le mie colleghe che hanno parlato in maniera così chiara di quello che abbiamo visto, cosa dirvi di più? Io posso sintetizzare quest'anno che ho trascorso in questo modo. Se veramente tutti voi, tutti gli italiani conoscessero quello che abbiamo visto noi, altro che sondaggi, noi dovremmo avere il 102%, perché veramente quel palazzo si può chiamare il palazzo dell'ipocrisia. Io pensavo di essere poi intollerante all'ipocrisia, ma non fino a questo punto. Io vado al manicomio quando vedo una presidente della Camera così che si scandalizza perché Franco Battiato ha detto una parola, una parolina, per carità, non può essere assessore, si dimetta subito, è sessista. E poi che succede davanti ai nostri occhi? Che una donna, una mamma, come me, con la voce dei cittadini, allora ti sale veramente, dici voi siete arrabbiati, no, di più. Noi siamo offesi, noi ci offendiamo quando ci sbattono in faccia 80 euro, che poi non sono 80 perché sono falsi, ti dicono solo una posta di bilancio. Dall'altra parte non te lo dicono che te ne tolgono 100, ma noi ormai sto gioco l'abbiamo capito. Allora noi siamo offesi che ci comprano per pochi spiccioli. Sapete cosa hanno scritto sopra l'Italia da quando ci hanno fatto entrare in Europa, nella loro Europa, non nell'Europa come la vogliamo noi? Hanno scritto vendesi sul nostro paese, sui nostri figli, sul nostro futuro. Noi quel cartello lo andiamo a stracciare, quanto è vero Dio in Europa, glielo andiamo a stracciare in faccia, perché noi non siamo in vendita, non c'è prezzo per comprare la nostra dignità. Con il Movimento 5 Stelle i cittadini hanno riacquisito la loro dignità e non hanno alcuna intenzione di rivenderla, mai più, mai più. Voglio vedere che Roberto Mancini, un poliziotto che ha scavato con le sue mani nella terra dei fuochi per venirci a raccontare il cancro e il veleno, deve morire così, nel silenzio, mai più. Mai più. Gente che pensa di nominare Falcone e Borsellino. E poi che fa? Praticamente depenalizza, perché le pene sono ridotte al minimo, lo scambio politico mafioso. Mai più! Andate via! E siete fortunati che diciamo andate a casa, dopo quello che avete combinato. Debiti e immondezza ci lasciate. Ma noi non ci perdiamo d'animo, perché noi le risorse ce le abbiamo. Noi le maniche ce le rimbocchiamo, perché il nostro paese esiste ancora. Mi dispiace. Pensavano di averla distrutta prima la nostra cultura. Quando vado a scuola dei miei figli, l'altra volta mio figlio doveva andare in bagno alle 11 del mattino. Mi ha raccontato, sono andata a prenderla alle 4:30 a scuola. Ma guardato, dice mamma deve andare in bagno. Dice perché non ci sei andato? Dalla mattina che doveva andare in bagno. No, perché il bagno era rotto e poi non c'era né la carta igienica e né il sapone. Quindi è dovuto scappare a casa. Un bambino dalla mattina alle 4:30 del pomeriggio. Io sono offesa che questo riservano ai nostri figli. Non sono incazzata, sono offesa. E poi vedere loro che ai loro figli danno 2-3 incarichi e il tempo indeterminato se lo conservano per loro, a noi una massa di povertà, una massa di precariato, una massa di disperazione. Ma ve lo sognate? Ma troppo bene vi è andata finora. Mi dispiace, avete troppo approfittato, avete allungato troppo la mano. Adesso basta, ci avete lasciato neanche più l'osso. E no, è troppo bello. Siamo arrivati, forse un attimo prima siamo arrivati, ma siamo arrivati. Si dice meglio tardi che mai. Ce ne siamo accorti del vostro trucco. Non basta più venirci a raccontare che ce ne date 80 euro, perché i conti ce li facciamo bene. C'è qualcuno che ci viene a raccontare
che l'IMU oggi si chiama Tasi, che dicono ti tolgo l'IMU, ma non dicono ti metto la Tasi, ti dicono ti diamo 80 euro sull'IRPEF, ma non ti dicono che ti tolgono la detrazione del coniuge. Invece no, adesso c'è qualcuno che il puzzle lo dà completo e dice guarda, questo è il quadro, questa è la situazione. Però fortunatamente abbiamo la possibilità di fare una scelta, di prenderci le nostre risorse con dignità. Quanto ci hanno lasciato? 1, 2, 100? Non importa. Noi quelle lì ce le prendiamo con dignità, con orgoglio, col cervello che abbiamo ancora in testa. E pezzo per pezzo noi questo paese lo ricostruiamo. Io sono sicura. Sono sicura perché sembrava impossibile. Sembrava impossibile. Io quando me li vedevo in televisione, quella gente, vedevo delle ministre, della gente molto più ignorante di me, persone che non si sanno fare i conti. Io fortunatamente ho avuto la possibilità di studiare, ho fatto le scuole pubbliche, ho fatto l'università pubblica. Lo dico con orgoglio, non ho avuto bisogno che i miei genitori pagassero di più di quanto dovuto, perché non sono una ragazzina, quindi ancora forse le scuole e l'università erano più decenti di adesso, delle scuole dei miei figli. E questo è stato il motivo per cui sono stata spinta qui in politica, perché ho capito che le persone oneste non avevano più spazio e che la gente squalificata, che non capiva niente, si piazzava lì in televisione a dire cazzate, a raccontarmi cazzate, cazzate. E io dovevo zitta lì vedere delle ministre che, con tutto il rispetto per le ballerine, per carità di Dio, poi è tra l'altro un lavoro anche più che dignitoso, però non puoi poi il giorno dopo stare lì a decidere tu del mio futuro senza chiedermi nulla, senza chiedermi niente, ed essere arrivato lì chissà per quale motivo e avere dietro un sistema che ti copre, un sistema che a me costa miliardi. Non mi dispiace. Tu la mattina ti svegli, accompagni i bambini a scuola come tutti quanti gli altri, ti rendi bene conto di come gira la realtà e lì ci arrivi perché sei una persona tra tutte quante le altre e perché vuoi che le persone come te abbiano davvero un futuro. Non sei un gradino più in alto, io qua sto sui gradini ma soltanto per farmi vedere meglio perché devo parlare, ma non mi sento affatto in una posizione privilegiata là dentro. Io là dentro mi sento una persona che si deve rimboccare le maniche così la mattina e farlo in fretta, perché di tempo ce n'è poco e perché io voglio vivere in un paese che abbia un futuro, che abbia una dignità e che abbia una grande storia. E noi dal 25 maggio scriveremo una bellissima pagina della nostra storia. Ciao.